Mettendomi nei panni di un amministratore o di un'amministratrice locale che comincia insomma un'esperienza di gestione e governo di un territorio, ma agirei su due fronti, quindi quello della politica e quello delle politiche. Quello della politica concerne quindi gli eletti e le elette nei consigli e quindi i vari assessori, quindi che sono quelli che hanno avuto, come dire, hanno accompagnato i nuovi amministratori nella campagna elettorale, nell'attività politica, ma anche le opposizioni. In che senso? C'è bisogno, essendo loro il principale perno di esercizio della cittadinanza, cioè chi vive nei comuni avrà quegli interlocutori per esprimere le proprie istanze. Noi abbiamo bisogno che quegli interlocutori, a prescindere da quanto sia grande il comune, anche nei microcomuni, anzi i microcomuni hanno maggiori problemi poi di circuiti collusivo, talvolta clientelari, fino a essere corruttivi. Quindi, a prescindere dalla dimensione dei comuni, agire nella sensibilizzazione, nel coinvolgimento degli eletti affinché veicolino istanze dai cittadini che siano in qualche modo lecite o quantomeno che abbiano un interesse privato, perché chi viene a proporre e a chiedere cose agli eletti lo fa per sé o per la propria famiglia, ma che abbiano anche poi un risvolto collettivo. Per cui questo è un pezzo, ma in generale sulla politica agirei da questo punto di vista, quindi lavorando sugli eletti. Sul fronte politiche, ovviamente i due fronti sono strettamente interconnessi. Valutare, basta davvero un pizzico di informazione, su un po' di letteratura sulla casistica, valutare quei settori che prevalentemente cioè interessano i circuiti corruttivi e quindi talvolta mafiosi, quindi sono i settori che hanno prevalente territorializzazione, vuol dire non sono delocalizzabili. Pensiamo all'edilizia, ai rifiuti urbani, ai servizi sociali. Questi settori sono interessanti per il riciclaggio e perché danno la possibilità a chi ha un controllo del territorio di potersi infiltrare. Questo è un fenomeno che c'è dappertutto, per cui ormai penso sia scontato da sfatare che siano solo in alcuni territori del paese.